amici del Milano Sport, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento settimanale con la nostra rubrica dedicata ai pronostici del weekend. E dopo la pausa dedicata alle nazionali della scorsa settimana, oggi abbiamo qui in studio per commentare i giudizi il nostro giornalista Luigi Iervolino, nonché l'ideatore di questa rubrica. Ciao. Buongiorno a te Sabina, buongiorno ai nostri amici del Milano Sport. Allora, sono pronto per commentare la mia bolletta, tra virgolette. Sì, ma più che altro magari spiegheremo a chi ci sta guardando i motivi che ti hanno spinto a scegliere determinati risultati e non altri. Vabbè, vediamo le bollette per il sabato e la domenica, le commentiamo insieme. Va bene, e partiamo subito quindi dalla bolletta di sabato 17 ottobre 2015. E abbiamo subito qui le prime due squadre, Novara-Cagliari, dove giochiamo 2 quotato a 2. Modena-Ascoli, giochiamo 1 quotato a 2,30. Everton Manchester United, giochiamo 2 quotato a 2,20. Valencia Malaga, giochiamo 1 quotato ad 1,58. E chiudiamo con Schalke 04 Hertha Berlino, dove giochiamo 1 quotato ad 1,75. E con un importo scommessa di 5 euro potrete vincere 146,90 euro. Dopo aver visto i risultati scelti dal nostro giornalista Luigi, andiamo a chiedergli le motivazioni che lo hanno spinto appunto a scegliere un determinato risultato e non un altro. Luigi, partendo dalla prima gara, Novara-Cagliari, hai quotato, più che altro hai puntato sul Cagliari. Sì, anche perché il Cagliari è la squadra che parte favorita nel campionato di Serie B, ha vinto contro il Cesena nell'ultima, però viene da una sconfitta con il Pescara. Il Cagliari per salire in Serie A è una squadra che perderà pochissimo in campionato, quindi ha già fatto un passo falso, e con il Novara, che appunto è una neopromossa, può avere vita facile, secondo me, vincere tranquillamente, anche se la Serie B comunque è un campionato che riserva sempre sorprese e che è difficile da delineare con le scommesse. Poi ho Modena Ascoli, siamo andati alla partita di Serie B. L'Ascoli viene da 3 risultati consecutivi utili e il Modena viene da un periodo un po' difficile, ha perso l'ultima in casa, quindi mi aspetto la reazione della squadra emiliana e quindi ho puntato su 1. Everton Manchester United, hai puntato sul Manchester United. Parto sempre dal presupposto che anche lo United viene una sconfitta clamorosa prima della sosta delle nazionali, l'Emirates con l'Arsenal ha subito 3 gol in 10 minuti. Quindi mi aspetto una reazione sul campo dell'Everton, che non è un campo semplicissimo, però le squadre di Van Gaal sanno reagire e quindi mi aspetto la vittoria. Anche perché questo campionato, la Premier League è un campionato come quello italiano, sta avendo un momento di rivoluzione, le squadre forti stanno in difficoltà e quindi Manchester United sicuramente approfitterà del momento. Invece con la quarta partita, Valencia-Malaga, abbiamo visto la tua concentrazione puntare sul Valencia. Quindi il Valencia è un'altra squadra in difficoltà in Spagna, sta viaggiando pochissimi punti a partita in campionato, il Mestalla è in contestazione verso la propria squadra, quindi mi aspetto una reazione del Valencia, anche perché il Malaga non è più la squadra di una volta, quella che si è qualificata in Champions, ma ha vinto la sua prima partita proprio prima della sosta, quindi mi aspetto la vittoria del Valencia. E chiudendo invece con le ultime due partite, Schalke 04 e Hertha Berlino, hai puntato sullo Schalke 04. Lo Schalke viene da una caduta incredibile contro il Mainz prima della sosta, ha perso 3-0 in casa, un'altra partita in casa difficilmente sbaglierà di nuovo e quindi ho scelto di giocare la vittoria dello Schalke. Quindi con un importo di 5 euro ricordiamo che potrete vincere 146,90 euro. E dopo aver visto i risultati attesi per sabato, passiamo ora alla bolletta dedicata a domenica 18 ottobre 2015. E partiamo subito con le prime due squadre in lista. Atalanta-Carpi, giochiamo 1, quotato ad 1,80. Frosinone-Sampdoria, giochiamo 2, quotato a 2,45. Napoli-Fiorentina, giochiamo under, quotato ad 1,95. Sassuolo-Lazio, giochiamo 2, quotato a 2,35. E chiudiamo con Inter-Juventus, dove giochiamo 2, quotato a 2,75. E con un importo scommessa di 5 euro potrete vincere 291,76 euro. Luigi, allora per questa seconda bolletta dedicata a domenica vogliamo spiegare a chi ci sta guardando i motivi per i quali hai scelto appunto questi risultati, partendo proprio da Atalanta-Carpi, dove hai puntato sull'Atalanta. Solita bolletta tutta dedicata alla Serie A, parto con Atalanta-Carpi, la vittoria dell'Atalanta. Il Carpi comunque viene dalla vittoria con il Torino, l'Atalanta sta avendo un momento buono, è tra le prime in classifica, quindi mi aspetto
una lezione di continuità da parte della squadra di Reja rispetto alla vittoria dei bergamaschi. Seconda partita, anzi la seconda partita, sì, appunto, Frosinone-Sampdoria, dove hai puntato sulla Sampdoria. Il Frosinone viene da varie partite positive, secondo me la sosta può far male a una squadra neopromossa, quindi mi aspetto che al Matusa la Sampdoria faccia risultato pieno e che la squadra di Zenga porti 3 punti a Genova. E sulla terza partita in lista Napoli-Fiorentina hai proclamato under. Non mi sono sbilanciato. Non ho voluto mettere l'1 per scaramanzia, però mi aspetto una partita bloccata. Tutti dicono che sono squadre che giocano bene e segnano tanto, però quando si incontrano tra di loro secondo me ci saranno poche emozioni e quindi mi aspetto una partita con pochi gol. Abbastanza combattuta quindi. Sì. E andando invece sulla penultima partita Sassuolo-Lazio, hai puntato sulla Lazio, quindi con una quota appunto di 2,35 stabilita, come già ben sappiamo. Nessuno vede la Lazio nella corsa a scudetto. Secondo me la squadra di Pioli è una squadra compatta che può arrivare in alto. Il Sassuolo viene da risultati positivi, quindi mi aspetto il colpo della Lazio a Reggio Emilia contro il Sassuolo. E chiudendo invece con il derby Inter-Juventus, hai puntato sulla Juventus. È il derby d'Italia, forse uno dei più importanti degli ultimi anni. La Juventus non può sbagliare questa partita, se sbaglia è tagliata fuori per la corsa a scudetto, quindi i bianconeri con uomini di carattere non possono sbagliare questa partita, quindi mi aspetto più una vittoria della Juventus che una vittoria dell'Inter. E dopo aver visto quali sono quindi i risultati che vi consigliamo, siamo giunti alla fine del nostro appuntamento, quindi ringrazio il giornalista Luigi Erbolino per essere stato qui con noi. Grazie oggi a te, Sabina. E speriamo di portare fortuna a chi ci sta guardando. Noi come sempre invece ci rivediamo la settimana prossima con un nuovo ospite e dei nuovi consigli. E un bacio da me, allievo la Sabina Lorenza. Alla prossima!